Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse fra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili di olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di domenica scorsa, il capitolo 15 di Luca, ci ha fatto raggiungere vette altissime, ci ha presentato lo sguardo di Dio, il suo cuore, il vero sguardo di Dio, il vero cuore di Dio, ricco di amore e di misericordia per ciascuno di noi, così come il pastore era stato misericordioso con la pecora che si era perduta, la donna con la moneta che si era smarrito, il padre con i due figli, quello che aveva sperperato gli averi fuori di casa e quello che viveva in casa, non tanto come figlio, ma come servo, come impiegato. Queste vette così alte che il Vangelo ci ha fatto raggiungere, però, potrebbero portarci fuori strada e farci pensare che ciò che il Vangelo domenica scorsa ci ha raccontato non è fattibile, non è realizzabile nella vita di tutti i giorni. Perciò il Vangelo di oggi e il Vangelo di domenica prossima, contenuti nel capitolo 16 di Luca, si prendono la briga di spiegarci che invece è proprio nella concretezza della vita che quelle vette altissime, che l'amore di Dio e la misericordia di Dio devono essere calati. E nella vita di tutti i giorni, in modo particolare, la misericordia e l'amore di Dio devono essere calate nel rapporto che noi abbiamo con i beni della terra, con le ricchezze, con gli averi, con ciò che possediamo. Quello del rapporto con la ricchezza e con i beni è un tasto che sta molto a cuore all'Evangelista Luca. Evidentemente la sua comunità era una comunità molto ricca e lui vedeva la fatica che i cristiani facevano nel mantenere in equilibrio
il loro amore per il Signore e la gestione dei beni della terra. Infatti, nel capitolo 6 del suo Vangelo, Luca dice: «Beati i poveri e guai a voi ricchi», cioè suggerisce che è il povero colui che non ha accumulato per sé, ma ha condiviso con gli altri, ha distribuito le sue sostanze, che è il vero uomo ad aver una vita felice, ad essere riuscito, ad essersi realizzato nella sua esistenza. E del ricco invece Luca dice: ahimè, tu non hai capito niente, hai accumulato per te, ma sei diventato schiavo dei tuoi possedimenti, sei diventato schiavo delle cose, delle tue ricchezze. E poi in seguito, nel capitolo 12, Luca dice: resistete alla tentazione di desiderare sempre di più, di accumulare sempre di più. Fatevi borse che non invecchiano, tesori che i ladri non possono rubare e la tignola non può distruggere. E nel capitolo 14, lo abbiamo letto proprio qualche domenica fa, Luca dice: chi non rinuncia ai suoi averi non può essere mio discepolo. Dopo il capitolo 16, Luca si occuperà ancora del rapporto con la ricchezza a proposito di quel notabile che va da Gesù a dirgli: Signore, io ho osservato tutti i comandamenti, che devo fare per essere davvero felice, per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde: una cosa ti manca, vendi tutti i tuoi averi, dalli ai poveri, poi vieni e seguimi. Quel notabile ricco se ne andò via triste. Ma torniamo al nostro capitolo, al capitolo 16, che in questa domenica, come abbiamo ascoltato, ci parla di un padrone e di un amministratore. Ci parla di grano e ci parla di olio. Perciò mi vedete seduto alla scrivania del nostro economo diocesano, nell'ufficio amministrativo della nostra diocesi, proprio per simboleggiare l'amministratore. Al contrario dell'amministratore della parabola, però, grazie a Dio, il nostro economo è fedele, il nostro economo è onesto, fa il bene della diocesi e di tutti i poveri. Sulla scrivania vedete un contenitore con un po' di grano, una spiga, una bottiglia di olio, proprio a simboleggiare ciò di cui il Vangelo di oggi ci parla. C'è un padrone, quindi, e questo padrone è uno dei latifondisti che erano comuni in Palestina e nel Medio Oriente al tempo di Gesù. Costoro erano coloro che avevano acquisito la maggior parte dei terreni, erano proprietari della stragrande maggioranza del territorio e gestivano i loro beni da lontano. Loro non risiedevano in Palestina o nelle province, ma risiedevano nelle grandi città dell'impero e da lì, proprio tramite gli amministratori, riscuotevano quanto loro era dovuto. Ci doveva quindi essere un rapporto di fiducia fra il padrone e l'amministratore, ma siccome il proverbio ce lo ricorda, l'occasione fa l'uomo ladro, la lontananza del padrone spesso portava gli amministratori ad essere disonesti, a frodare, ad approfittarsi, ad imbrogliare. Questo ce lo raccontano gli storici, nel caso della Palestina, in modo particolare Giuseppe Flavio. Il padrone nella parabola rappresenta Dio, che dà a noi, sue creature, suoi figli, tutti i suoi beni. Ci affida l'amministrazione, la gestione di tutte le cose create, della nostra vita e delle cose che nella nostra vita noi possediamo. Il Salmo 24 ce lo ricorda: del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. E anche San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 4, dice: perché
ti vanti come se le cose fossero tue, quando invece ti sono state date. E nella prima Timoteo, sempre al capitolo 4, San Paolo ricorda ai cristiani: tu, venendo nel mondo, nulla hai portato, e andando via dal mondo, nulla porterai. Tutte frasi che evidenziano che il padrone è davvero il Signore, è davvero Dio, e che noi siamo semplicemente amministratori delle sue sostanze, di ciò che Lui ha messo nelle nostre mani. Moltissime altre pagine della Scrittura ci ricordano questo. Chi è l'amministratore? L'amministratore è l'uomo, è la creatura. L'amministratore sono io, l'amministratore siete voi, sorelle e fratelli carissimi. A noi il Signore ha dato tutto e ha dato carta bianca. Spetta a noi usare bene le cose che ci sono state date, non sperperare i beni che il Signore ci ha messo fra le mani, come il figlio minore del Padre misericordioso ha fatto andando via di casa, vivendo da dissoluto, e come questo amministratore ha fatto, tanto che il suo padrone lo ha dovuto chiamare a rapporto e licenziare in tronco. Noi siamo gli amministratori e quindi ci dobbiamo rendere conto che la nostra vita ha un inizio e una fine, e che quindi dobbiamo prima o poi rendere conto di ciò che abbiamo, di ciò che amministriamo. Certamente in modo definitivo al termine della nostra vita, ma anche lungo il corso della nostra vita non ci mancheranno le occasioni in cui ci verrà chiesto conto di come stiamo vivendo, di come stiamo portando avanti la nostra esistenza, proprio come il padrone fa con questo amministratore. L'amministratore si riconosce mancante, riconosce che non ha fatto bene, non piange di fronte al padrone, non cerca scuse, non cerca misericordia, cerca invece di trovare una soluzione. Appunto, non si piange nemmeno addosso, non cade in depressione, pensa fra sé a come risolvere la situazione. Non potrò più amministrare. Come faccio ad organizzare la mia vita? Come faccio per il mio futuro? E comincia ad elencare le possibili soluzioni. Zappare? Cioè vado a lavorare, ma non ci penso nemmeno, dice l'amministratore. Del resto lui vedeva bene qual era la vita dei contadini del tempo, vedeva bene quanta fatica, quanto sudore, quante sofferenze i contadini facevano per strappare qualcosa alla terra, e vedeva bene come lui stesso li aveva trattati, e non ci pensava proprio nemmeno da lontano a farsi trattare come lui aveva trattato. Per cui scarta questa prima soluzione. E ne scarta anche una seconda: mendicare, cioè vado a chiedere l'elemosina. Nemmeno questa è una soluzione che fa per lui. Del resto lui aveva vissuto come un manager, aveva vissuto come un amministratore di azienda. Come poteva andare a mendicare, diremmo noi oggi, alle porte delle chiese o dei supermercati? Avrebbe dovuto nascondersi, avrebbe perduto totalmente la faccia, e quindi scarta anche questa seconda ipotesi. Probabilmente nella sua mente fece capolino anche una terza ipotesi di cui il Vangelo non parla, cioè fare un'ulteriore cresta sulle cose del padrone, sulle proprietà, sui beni del padrone. Rubare una volta di più e forse anche in modo più consistente rispetto a come aveva fatto in passato. Ma scarta anche questa soluzione, perché dice: se rubo il grano e lo accumulo nei miei magazzini, mi potrebbe ammuffire. Se rubo l'olio e lo metto nei miei barili, potrebbe prendere di rancido, potrebbe ossidarsi.
Potrei certamente vendere il grano e l'olio, ma il denaro mi potrebbe essere rubato. So io cosa farò. All'amministratore viene un lampo di genio, si accende la lampadina. Come Archimede dice, Eureka, ho trovato. E qual è la soluzione che trova? Qual è la soluzione creativa che lui mette in atto nella disperazione nella quale si era venuto a trovare? Mi faccio degli amici. L'amministratore, nei confronti dei debitori del suo padrone, fa ciò che fa il Signore nei nostri confronti. Cosa fa il Signore con noi? Rimette i nostri debiti. Cosa fa questo amministratore con gli agricoltori e i grossisti che erano debitori del suo padrone? Rimette i debiti. Perciò li chiama ad uno e li fa sedere avanti a sé. Tu quanto devi al mio padrone? 100 misure di grano. Scrivi 80. 100 misure di grano erano 55 quintali di grano circa. Fare lo sconto del 20% significava togliere 11 quintali di grano. E nel contesto che stiamo vivendo, con il grano bloccato nei porti dell'Ucraina, stiamo anche scoprendo come aumenta il prezzo del grano, della farina, della pasta, del pane, e quindi possiamo comprendere che tipo di sconto l'amministratore ha fatto a quella persona e alla sua famiglia. Tu quanto devi al mio padrone? 100 barili di olio. 100 barili di olio erano circa 3.000 litri di olio. Siediti e scrivi 50. Gli fa lo sconto di 1.500 litri di olio. E chi fra noi va a fare la spesa e vuole comprare una buona bottiglia di olio di oliva, sa quanto costa mediamente un buon litro di olio. Moltiplicate per 1.500 e capite che sconto ha fatto questo amministratore a quell'uomo e alla sua famiglia. E così l'amministratore fa con ciascun debitore del suo padrone. Continua a manovrare il denaro in modo disonesto, ma per così dire ricicla il denaro sporco nel fiume della carità. Questa volta non sperpera i beni del suo padrone, ma li consegna ai poveri, ai bisognosi, si fa degli amici, crea delle relazioni positive con le persone, in modo tale che quando non sarà più amministratore, queste persone gli apriranno le porte delle loro case. E anzi, come dice la Scrittura, i poveri ci apriranno le porte del paradiso, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Certo, la misericordia di Dio è gratuita, la misericordia di questo amministratore è finalizzata a sé, però intanto aiuta le persone e per questo viene lodato dal suo padrone, che poi è la voce di Gesù stesso. Gesù lo loda per la sua scaltrezza, per la sua saggezza, per la sua prudenza, perché non si è pianto addosso, ma ha trovato una soluzione. Mi faccio degli amici. E dice a me e a voi, cari fratelli e care sorelle, che siamo i cristiani di oggi, i discepoli di oggi, svegliatevi! Vedete come sono intelligenti e furbe le persone di questo mondo quando devono fare i loro affari, quando devono risolvere i loro problemi. Siate svegli anche voi per le cose che riguardano il Padre mio, per i beni spirituali, per le ricchezze del cielo. È il primo invito che dobbiamo fare nostro. Poi Gesù ci invita a fare una differenza fra le cose di poco conto, che sono le ricchezze di questo mondo, e le cose importanti, che sono quelle del cielo. Fra la ricchezza disonesta,
la ricchezza altrui e la ricchezza vera, quella che dura per sempre, per tutta l'eternità. Perché il Vangelo, Gesù, chiamano le ricchezze del mondo cose di poco conto, quanto tutti sappiamo la loro importanza nella vita delle persone? Perché non ce le potremo portare dietro, perché non durano per sempre, perché promettono più di ciò che mantengono. Le ricchezze, ci dice Gesù, servono, ma servono per condividerle, servono per distribuirle, servono per creare comunione e comunità. Perché le ricchezze di questo mondo sono altrui, sono degli altri, non sono nostre. Noi le dobbiamo consegnare agli altri, così come quando dovessimo ricevere un pacco che è di un'altra persona e non possiamo tenerlo per noi. Dobbiamo consegnarlo al suo vero destinatario. E i destinatari dei beni della terra, ci dice Gesù, sono tutti, tutti a cominciare dai poveri. La ricchezza del cielo è quella vera, perché quella dura per sempre, e la porta di quella ricchezza vera, come già accennavo, ce la possono aprire proprio i poveri che avremo aiutato. E non pensiamo di poter tenere insieme le due cose, la ricchezza e il Signore. Sono due assoluti: o ameremo la ricchezza e metteremo da parte il Signore, o ameremo il Signore e metteremo da parte la ricchezza. Questo voglio declinarlo proprio attraverso un esempio sportivo. Chi è tifoso del Milan non potrà mai essere tifoso dell'Inter. Chi è tifoso del Lanciano non potrà mai essere tifoso del Chieti. Così, se noi siamo tifosi della ricchezza, non potremo essere tifosi del Signore. E se siamo tifosi del Signore, non potremo essere tifosi della ricchezza. La proposta saggia che il Signore Gesù oggi ci fa è: diventate tifosi del Signore, così saprete usare bene anche le ricchezze. Siate saggi, siate prudenti, siate scaltri come questo amministratore e fatevi degli amici con la ricchezza affinché essi possano aprirvi le porte del paradiso.